Buongiorno, grazie Presidente. Molto brevemente per replicare, insomma, per fare un po' di chiarezza su quanto detto appunto dai colleghi di opposizione. Per quanto riguarda appunto le osservazioni del collega Corsetti, molto semplicemente, noi ci siamo limitati a individuare appunto il luogo di trasferimento, poi gli eventuali spostamenti e quant'altro, insomma, vengono rimessi alla discrezionalità del piano sedi, al Dipartimento, quindi viene lasciato, insomma, anche perché è compito appunto degli uffici predisporre quanto necessario affinché venga esaudito il nostro indirizzo politico. Il nostro indirizzo politico ad oggi è appunto andare in un determinato luogo e poi saranno gli uffici ad agire di conseguenza. In seconda battuta al consigliere Figliomeni, anche in questo caso brevemente, semplicemente per dire che c'era scritto novembre e quant'altro, perché anche questa volta, insomma, questa delibera, come avevo già anticipato insomma, facendo la relazione appunto della proposta, parte da lontano. È partita da gennaio, è arrivata a novembre, anche a novembre poi per gli impegni dell'Aula e per gli impegni che tutti quanti noi sappiamo, quindi bilancio e via dicendo, è slittata ad oggi, pertanto anche in questo caso si è dovuto riattualizzare, ma insomma, non è incoerente se si vede, se questo emendamento non è incoerente se si prende, insomma, se si prende ad esempio il fatto che questa cosa era stata incardinata nel mese di ottobre-novembre, quindi insomma è semplicemente riattualizzare una delibera che per motivi ed esigenze dell'Aula può essere è stata trattata solo ad oggi. Grazie. Grazie a lei.